Ciao, sono Marco, buona giornata e bentornati anche quest'oggi sul mio canale. In questo video torniamo a parlare di mattoncini in gesso per interno e vi farò vedere come ho creato quella bellissima parete che avete visto nell'intro del video. Allora, partiremo dal gesso e tramite i suoi stampi vi farò vedere come si creano i mattoncini. E poi passiamo alla posa e vi farò vedere il modo che secondo me è più facile e veloce per posare i mattoncini sul muro. Se vi ricordate, avevo già trattato questo argomento. Se andate sul mio canale troverete due video dove parlo di mattoncini in gesso. All'epoca avevo fatto vedere come avevo creato questa parete che trovate alle mie spalle. Allora, è una parete fatta con mattoni lunghi 25 cm, alti 5 e spessore 1,5 cm. Allora, questo video è molto simile a quell'altro, cambia giusto qualche informazione. Una di quelle è la tipologia del gesso. All'epoca avevo utilizzato un gesso che si chiamava scagliola e in questo caso invece non l'ho potuto usare, ho dovuto utilizzare questo gesso che si chiama alabastrino. È un gesso che quando asciuga diventa più duro. Questo perché? Perché i mattoncini erano piccolini e quindi non si rompevano. Invece la tipologia di mattoni è questa, come vedete molto più grossa e molto più spessa, e ho fatto vari test con la scagliola, si rompevano, quindi ho optato per l'alabastrino. La differenza tra questo e l'altro è il prezzo. Quell'altro costa 4,80 € al sacco da 25 kg, questo 9 € al sacco, quindi non cambia più di quel tanto, visto che la parete che ho creato io è una parete da 3,60 m alta 2,20 m, ho usato 4 sacchi, quindi diciamo che il prezzo è lì, ci sono giusto dalle 12 alle 15 € di differenza. Prima di partire col video vorrei consigliarvi la posa che ho utilizzato io, questo perché? Per tre motivi. La prima è semplicissima da utilizzare, non sporca e anche velocissima. Pensate che per montare tutta la parete che avete visto, quindi 3,60 m più 2,20 m, ci ho messo 1 ora e 1/4. Io ho utilizzato questi due prodotti, uno si chiama Polimeri MS e l'altro è un prodotto acrilico che serve per le fughe, un prodotto verniciabile che trovate tranquillamente al brico e costa 1,80 €. Allora, il primo prodotto si utilizza per incollare i mattoncini muro, è semplicissimo da utilizzare, basta mettere a zig zag il prodotto sul muro oppure sui mattoncini, appoggiare i mattoncini al muro, muoverli un attimino per farli aderire bene e vedrete che i mattoni sono ben posati. Quando avete finito di posare i mattoncini potrete utilizzare l'altro prodotto acrilico, come vi dicevo è verniciabile, questo perché? Perché quando appoggiate i due mattoncini vicini rimane il disegno della fuga. Quindi voi passerete il prodotto acrilico, passerete col dito e quando asciugherà sarete pronti per la verniciatura. Anche l'imbiancatura è molto semplice, io ho dato una prima di mano di bianco con dentro l'aggrappante e poi ho passato direttamente con il colore che preferivo. Allora, adesso prima di partire col video procuratevi dell'olio, io ho comprato questo al supermercato, è quello che costava di meno, perché ci servirà per stampare i mattoncini. La prima cosa da fare è ricordarsi sempre di passare l'olio nella formina, altrimenti si spaccheranno i mattoni quando li toglieremo. Non lesinate con l'olio, perché più olio mettiamo, più è facile staccare il mattoncino dalla formina. Ora siamo pronti per preparare l'impasto. Io userò per ogni litro d'acqua 1 kg di gesso. Diamo qualche colpo, così facciamo salire l'aria, come vedete si formano delle bollicine. Ora non ci resta che aspettare. Siamo pronti per staccare la mattonella, prima cosa da fare, stacchiamo i lati. E poi cominciamo a spingere in un angolo. Quando vediamo che inizia a uscire, incominciamo a spingere sempre più verso il centro. Thank you.
canción para mi gente. Con una pasión, con una pasión tan fuerte. Siamo giunti al termine del video, spero che vi sia piaciuto. Come avete visto, ho scelto il colore marrone, il grigio era più bello ma rendeva la camera troppo scura. Ho intenzione di preparare altre due pareti con una tipologia di mattone diverso. Fatemi sapere se siete interessati alla creazione di questi video, visto che i mattoni sono di forma diversa ma la solfa, la preparazione è sempre quella. Vi auguro un buon fine settimana e buona serata.